Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto una esperienza di panificazione, che dici cosa c'entra con quello di cui tratti di solito? Niente, però navigando ho trovato questa tecnica con questo famigerato Pulisch, che è una specie di prelevitazione di 18 ore. La cosa mi ha intrigato e quindi ho voluto fare questa prova, ho fatto una pizza e vi parlo di una cronaca di un disastro. Totale, no, quasi. Oggi vi preparo una pizza con un metodo Pulisch, perché bisogna studiare qua l'arte del lievito, visto che siamo ancora messi male, e quindi vi faccio vedere come si prepara il Pulisch e quindi come si fa una pizza un pochino più soffice e più idratata. Dicono così. Allora, le dosi sono 400 g di farina, 400 g d'acqua, equivalenti credo a 400 ml, se la matematica non è un'opinione, quindi viene una specie di pastella, e 4 g di lievito di birra. Forse è troppo, io ho messo un po' meno, e si mescola semplicemente con una spatola. Cos'è questo pulisce? È una specie di preimpasto che permette di diciamo far lievitare molto 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 di più la pizza che poi faremo domani. La sto preparando adesso, si rendete conto che sono le 10 di sera e lieviterà per 12 ore, quindi domani alle 10 del mattino teoricamente dovrebbe aver raddoppiato il suo volume, forse anche di più. Lo si mescola senza planetare, senza nulla, anche perché tra l'altro con il planetare si farebbe un casino. Lo mescolo meglio che posso, cerco di renderlo più fluido costante. Io ho messo metà farina 0 e metà farina 00. Facciamo prendere un po' d'aria, perché più aria prende e più l'impasto poi sarà soffice e con molti alveoli all'interno dello suo stesso stroma, chiamiamolo così, con un termine medico improprio. Lo copro con la pellicola, preferisco, perché poi gli faccio dei buchi dentro in modo da garantire una buona areazione. Ecco, sono riuscito a fare il pasticcio come al solito. Alla fine ho deciso di coprirlo con un panno un po' inumidito e adesso si aspetta. Dopo 16 ore di lievitazione, il nostro pulisce è così, con tante bollicine dentro e molte bolle, che vuol dire che è pronto per essere impastato. Ok, adesso mettiamo la farina, 130 grammi, 120 ml d'acqua e ci vorrebbe un po' di miele, non ce l'abbiamo, quindi non lo mettiamo come da ricetta. L'acqua è già pronta, manca soltanto il sale e una decina di grammi. Eccoci, ciao. Ecco il nostro aiutante qua, mettiamo la pentola. Ok, adesso versiamo il nostro pulisce nella farina e iniziamo la miscelazione con la frusta. Ecco, la consistenza è questa, molto collosa. Ci aiutiamo con una spatola. Vi saluto il nostro aiutante qua è attentissimo, non gli sfugge niente. Mettiamo nella impastatrice e diamo via alle danze. E si parte a velocità lenta per un paio di minuti. Ok, lenti lenti, 2 minuti. Dopo 2 minuti di impasto lento metteremo il sale e poi piano piano aggiungiamo l'acqua fino a ottenere un composto che sia abbastanza asciutto. Adesso sembra un po' tanto liquido, sinceramente, però magari è semplicemente una questione di minutaggio e di lavorazione. Adesso vediamo, mi sa che un po' di farina gliela aggiungiamo. Adesso mettiamo l'acqua, piano piano, poco alla volta, aumentando la velocità. Senza fretta, perché bisogna dare tempo all'impasto di assorbirlo l'acqua. Dopo l'aggiunta del sale e dell'acqua, l'impasto deve andare avanti per un po', una quindicina di minuti almeno, quindi ci vuole tempo perché l'aria deve inglobarsi bene. Il nostro impasto è quasi pronto, deve essere liscio, deve essere sodo, deve essere elastico e si deve incordare bene al gancio spirale della nostra planetaria. Ci siamo quasi, mancano un paio di minuti e poi passeremo all'operazione di stiratura. Allora, l'impasto è pronto, adesso lo versiamo sul piano. Deve avere una bella consistenza
come dicevo, elastica. L'impasto è proprio bello morbido, bisogna stirarlo un pochino. Papà, abbiamo finito. A fare con un po' di cattiveria. L'impasto della pizza è pettatea. Bello elastico, eh? Sì, è per stasera. Vedete che viene su insieme, ancora un po' umidino forse. Ci voleva un minimo di farina in più, però va bene così. Poi prendiamo una bella teglia unta. Deve essere già stata unta preventivamente. Prendiamo il nostro impasto. E lo lasciamo riposare. E poi copriamo per un paio di ore. Ecco, questa è un'operazione fondamentale, nel senso che bisogna alzare la pasta, aprirla e lanciarla così, in modo che sia bella liscia. Vedete com'è bella elastica, che bel impasto liscio, morbido, è veramente elastico questo impasto, è fighissimo. Io l'ho lasciata riposare una decina di minuti, poi l'ho rilavorata, proprio perché non bisogna pastrugnarla troppo. Poi, una volta che voi l'avete girata un attimino, bisogna sigillare qua sotto. Adesso possiamo rimetterla nella terrina unta a riposare. Ok, l'impasto è bello, bello liscio, bello morbido, elastico, come deve essere. Una figata. Ok, adesso proviamo a ungere un po' la teglia, non troppo, un goccino, perché serve soltanto come per distendere un po' l'olio e basta, quindi niente robe esagerate, non deve essere una pizza fritta, deve essere bella unta, in modo che poi quando andremo a stendere la nostra pasta non si deve attaccare da nessuna parte. Bel esperimento questo qui, devo dire la verità. Adesso speriamo non venga una schifezza. Ecco, voglio fare una piega di rinforzo. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che voglio far sì che ci sia ancora più aria. Quindi sollevo e lancio in avanti. Sollevo e lancio in avanti. Sollevo, lascio scendere e lancio in avanti. Adesso in forno con un bicchiere d'acqua bollente, ho fatto andare il bicchiere almeno in microonde, in modo da avere una lievitazione tranquilla e con un giusto tasso di umidità. Non serve lasciare acceso il forno, basta semplicemente mettere il forno col bicchiere, si creerà un ambiente, un microclima con della bella umidità che fa sì che la nostra pasta possa crescere in maniera assolutamente uniforme e veloce. E adesso procediamo al condimento. Salsa di pomodoro, poi un po' di sale, non troppo, io non sono un amante del sale, però insomma un pochino ce ne va, se no è sciapa. E poi origano, questo qua è origano che arriva dalla Calabria, di dove sono originario, e raccolto a mano, di montagna, eccellente. Un odore, un profumo anzi, meraviglioso. E giriamo. Sto da buttarvi dentro stasera con tutta la roba che ho schizzato in giro, perché non sono assolutamente un cuoco, e quindi allora direi che è un bel esperimento. Adesso passiamo alla mozzarella. Io amo la mozzarella tagliata fine, proprio tritata, quindi adesso quella che abbiamo qua la tagliamo in piccoli pezzettini e la frulliamo. Mozzarella per pizza ovviamente, perché sennò nemmeno ci mettiamo a ragionare. A me piaceva la formaggiosa, quindi in automatico ha senso caricare un panetto e mezzo. Mezzo era già aperto, lo confesso, però. Mozzarella pronta, adesso la mettiamo sul tubo. Massima velocità. Sembra ricotta. Massacro. Bella, bella. Ok ragazzi, lievitazione a posto, vi faccio vedere quanto è cresciuta la pasta, quasi raddoppiata. Il trucchetto della tazza con l'acqua calda dentro il forno è qualcosa di fenomenale. È decollata, si è gonfiata tantissimo, è bella, bella elastica ancora. Cosa facciamo? Mettiamo un pochino di farina per impiantarla per bene il piano, perché deve essere perfettamente deve assorbire l'ultima umidità rimasta.
Dopodiché mettiamo anche sulla nostra pagnotta un po' di farina, faccio vedere, e poi, oh, che meraviglia! Adesso infariniamo tutto. Che meraviglia, grazie, morbida. Adesso direi di fare un po' di pezzatura, quindi in pratica tiro via un po' per fare, ecco, così, per fare una pizza separata. Voglio farne una in teglia e una nella teglione di ferro del forno, che qua. Praticamente cosa facciamo adesso? La giriamo, la dobbiamo chiudere, deve rimanere l'aria dentro. Questa è la prima, questa è la nostra, chiusa qua sopra, tutta saldata bene, deve rimanere proprio l'aria dentro, non si deve, ecco. E poi facciamo la stenditura. Allora, come si stende? Ecco, allora, a dita larghe, prima tutti i lati, bisogna saldare bene i lati, poi sempre a dita larghe, piano piano, iniziamo a stenderla. Deve essere una roba, ecco, molto molto gentile, non bisogna esagerare. Anche qua chiudiamo bene i bordi sotto in modo che l'aria rimanga bella come deve stare. Guardate che bolle che si formano, una roba fantastica. Poi chiudiamo anche qua i lati e poi piano piano stendiamo. Non bisogna esagerare con a schiacciare, bisogna fare sì che la pasta si riposi un attimo, si detenda, si passa alla teglia. Io ho preparato già una teglia oleata, che è questa qui, mettiamola qua, e vado a prendere la mia pizza, la libero della farina in eccesso, e la stendo. E piano piano, con calma, inizio a stenderla. Riposare un secondo, continuerò a stenderla dopo. Adagiamo la nostra pizza, piano piano la allarghiamo. Voglio farne una un po' più spessa e una un po' più sottile per capire la differenza, giusto per avere un'idea. E ora pomodoro, senza esagerare, perché troppo pomodoro vuol dire avere tanta umidità sulla superficie della pizza, quindi vuol dire anche avere una peggior cottura in superficie. Ovviamente la pizza è rossa, quindi un po' di pomodoro bisogna mettercelo su. Non è che se non se ne può mettere, però senza esagerare, ripeto. Adesso lo stenderò con un pennellino perché sono un fighetto. In forno. Si sta gonfiando, si gonfia. Bella alta, come piace a me. Sei pronto a mangiare la pizza? Guardate quanto sei gonfiata, ragazzi. Una meraviglia. Adesso mettiamo un po' di mozzarella in giro. Tanta mozzarella? Sì, tanta mozzarella. Bravo, tantissima mozzarella mettiamo. Fin troppo alta, ragazzi. Ancora 3 minuti in forno e ci siamo. Allora, è altissima, pure troppo, sembra un pezzo di pane, quindi dovevo stenderlo un po' meglio, però l'ho bruciata da un lato perché sono stato pirla, però mi sembra proprio interessante, sembra buona. Bella piena di alveoli, enorme, molto alta, eppure sembrava bassissima, si è gonfiata in una maniera incredibile. Ecco qua, alta ma bella piena di alveoli, bella piena di, come vedete, di aria. È spessa ma leggera. Ok, pronta anche questa, aspettiamo il forno.
Quella piccola, secondo me, è venuta meglio. Eccola qua. Ascolta. Cazzo da pulire. Buon appetito. Buon appetito. Bravo. Allora, com'è andata? I pro e i contro. Pro. La pizza viene alta, che è anche un contro, perché se non la stendi più che bene, vengono delle botte alte così. Secondo, la differenza di cottura. Una pizza l'ho cotta con il forno ventilato, l'altra col forno statico. Quella col forno ventilato si è gonfiata come un pallone aerostatico. Quella con il forno invece statico, senza la ventilazione, sì, è cresciuta, ha fatto qualche bollicina, qualche alveolo, ma non più di tanto. Quindi forse anche quello ha contribuito alla differenza tra le due preparazioni. Devo dire anche che insomma è lunga da fare, quindi non è che le puoi fare tutti i giorni sta roba qua, però ne ho mangiata, mi sento leggerissimo, la pizza non mi ha appesantito assolutamente, quindi vuol dire che comunque questa tecnica di inglobamento dell'aria sicuramente ha un suo perché. C'è da capire se è più la lievitazione delle 18 ore precedenti piuttosto che la lavorazione fatta come vi ho fatto vedere, quindi chi lo sa. Comunque, se il video vi è piaciuto, un like, è molto gradito, e se volete iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per avere delle notifiche sulle nuove sui nuovi contenuti d'uscita o su nuove esplosioni in cucina. Ciao!